Salute a tutti. Quando si parla di foro si può dare adito a diverse interpretazioni, quindi occorre specificare cosa si intende con tale dizione. Per gli avvocati, advocati, ossia coloro che storicamente hanno acquisito il diritto di voce nelle adunanze pubbliche o nei tribunali di popolo, il foro è il luogo dove la magistratura esercita la giurisdizione territoriale di propria competenza. Il foro può essere anche il centro amministrativo di una città, in cui è situato il palazzo comunale, oppure il centro cittadino. Oggi il forum è anche il raduno di più persone che discutono di un preciso argomento. In sardo, per indicare il centro del centro, si dice introsaid, vale a dire dentro il foro del paese. Fino a pochi anni fa, il forno cittadino, in latino fornus o furnus, era davvero il luogo più frequentato della comunità, dove donne, uomini e bambini si radunavano. Chi per portare legna, chi per cucinare, chi per socializzare, chi per assaporare e gustare, caldo o caldo, il pane, vero principe del forru o del furru. Nella mitologia l'immagine di Foroneo idealizzava la divinità che aveva insegnato all'uomo a usare il fuoco. Gli scrittori greci e latini, alimentandone come una fiamma la leggenda, dicevano che egli aveva rubato il fuoco agli dei per consegnarlo agli uomini sulla terra. In tutti i tempi la maggior parte degli scrittori, antichi e moderni, classificavano e identificavano Foroneo come il dio greco Foroneus. La voce greca Foros però traduce letteralmente colui che porta, e lema Forios significa furtivo, dunque niente furru. Se a questo si somma il dato che nella lingua greca antica non vi sono altri aggettivi che accompagnano il sostantivo Foroneus, si può presumere che tale nome non provenga dal greco. Così come non è greco il dio Efesto, equivalente di Foroneo. Pares un vorrus humanus, si dice in sardo, per indicare uno che non ha paura del fuoco. Con la linguistica comparata si può comprendere che i lessemi che escono con la radice foro o fur appartengono alle lingue romanze, dunque al sardo, e non a quella greca. Nella penisola italica, ad esempio, la regione del foro Iuliensis era quella oggi detta del Fregius, dove un canale naturale che si incuneava tra i monti collegava l'Italia alla Francia. Tale passaggio è stato reso obsoleto in tempi moderni dal traforo del Monte Bianco. La Fornacalia era una festa in onore della dea Fornace, riportata in ablativo singolare con Fornace, che si leggeva Forrache, similmente al sardo Furrache. Su Furrache, il forno per la fusione della calce e dei metalli, ha perciò un nome prettamente sardo. In Sardegna, nella metà del secolo scorso, grazie agli scavi che hanno portato alla luce il complesso nuragico di Genna Maria, è balzata alle cronache per il suo prezioso tesoro archeologico Sabida, o il paese di Villanova Forro, costituitasi in comune autonoma nel 1848. La posizione Villanova legata al sostantivo forru denota che in precedenza vi era un altro forru più antico, che è quello di Collinas, centro limitrofo, che fino al 1863 era chiamato in lingua sarda dai suoi abitanti forru. Associata al forru e al fuoco e agli inferi era la divinità di Frea, che ha dato il nome al mese di febbrarcio, febbraio, o mese della febbra, febbre calente. Il sostantivo febbra, similmente al frius italico e al fraile officina del fabbro o sardo, contiene al proprio interno la consonante liquida R, che spostandosi in avanti di una sillaba ha generato da un originario furreba le varianti locali sardi freba, frebbe o frei. Lo stesso cognome frongia è la metattasi con sincope della vocale U di furrongia. Allo stesso modo il cognome Frau, proprio del campidano, è una contrazione dell'originario Furrau, vale a dire di colui che era addetto al forru o furru, officina o fucina del fabbro. È possibile un legame tra il Frau sardo e la Frau tedesca, che vuol dire signora, poiché la divinità di Freya, patrona del fuoco, era temuta anche nell'Europa centro-settentrionale dei Longobardi. Timida che Isafrea, temuta come la Frea, si dice ancora in sardo per indicare qualcosa di pericoloso. A questo punto è facile capire che il forum romano senza la desinenza M del nominativo, accusativo e ablativo singolare, poiché il sardo non possiede i casi del latino, proviene dal primordiale forru. Il problema della singola R in funzione di un suono raddoppiato è dovuto al fatto che prima del 200 a.C. le consonanti doppie e gemelle non erano state ancora introdotte nella grafia latina. Fu infatti il letterato Quinto Ennio a firmarsi per primo con due N.
Dagli esempi sopra riportati appare evidente che la divinità di Foroneo, con l'apertura della vocale I in E, scritto Forronio e pronunciato Forronzo, poteva essere solo sarda. Pertanto il Forum romano, simbolo della capitale, altro non era che il Forus sardo. In Carrela o Carrera, de Suvurro o de Suvorro, si diceva fino a qualche decennio fa per indicare il forno pubblico dove veniva cucinato il pane. Per cui il Foro di Roma, ovvero sia il centro della città antica, era la piazza antistante al forno, dove era situato il tempio del fuoco primordiale. Nell'antichità il fuoco perenne, simbolo del focolare domestico, si teneva acceso nel forno, forum, collocato all'interno di un luogo di culto. Nel centro di Roma, questo tempio era detto di Vesta, in quanto vi professavano le vestali, sacerdotesse che indossavano una veste bianca e avevano tra gli altri proprio il compito di tenere sempre acceso il fuoco perenne all'interno del forno, forum. La veste bianca di vello di pecora, bestia o veste in sardo, ha dato luogo al nome della divinità di Efesto, equivalente di Foroneo. Racconta Properzio che una vestale di nome Emilia passò alla storia per aver lasciato spegnere il fuoco sacro. Per questo fu condannata a essere arsa viva dai sacerdoti flamini, il cui nome era derivato da flama o flama, dunque fiamma. Ma tale vestale, prosegue lo scrittore nelle sue elegie, si strappò i bianchi abiti di dosso gettandoli nell'ara e uscì indenne quasi per miracolo dal tempio. Il ballo flamenco, il popolo fiammingo, sono associati alla flamma, con l'aggiunta di Mengu, che era l'airone rosso. Un incendio purificatore del passato, che fece invidia a quello addebitato a Nerone, divampò nel centro della capitale nel 241 a.C., proprio l'anno precedente alla presentazione della nuova lingua ufficiale da parte di Livio Andronico. Le fiamme raggiunsero anche il tempio di Vesta, simbolo della città, dove Cecilio Metello perse la vista a un occhio nel tentativo di recuperare alcuni oggetti sacri. Dunque, fuoco nel fuoco, in cui il fuoco proveniente dall'esterno bruciò il focolare posto all'interno del forru o forum. Sotto l'imperatore Teodosio, nella guerra iconoclasta alle immagini e nella lotta al paganesimo, nel 392 d.C. fu soppresso il collegio delle Vestali e il fuoco sacro di Vesta venne fatto spegnere per sempre. Però, come accadeva fino a poco tempo fa nei paesi della Sardegna, il luogo dove a Roma era situato il forno pubblico continua a essere chiamato piazza o quartiere del foro, forum da forru, perdendo quindi con il tempo il suo significato intrinseco. Oggi il foro della città è diventato un luogo in cui si amministra la giustizia, che per quanto possa essere imparziale è sempre sinonimo di sofferenza per chi viene condannato, ma anche angoscia per chi ha la fortuna di essere assolto. In altri tempi, forse più cruenti, il foro era un luogo di incontro in cui il fuoco simboleggiava la vita umana viva e ardente. La fiamma di Foroneo era pertanto rappresentativa dell'amore. Moderno astrattismo concretizzato in antichità con l'epiteto di focolare domestico. Nonostante il cambiamento dei tempi e della cultura, un pensiero costante non è mai mutato nella mente degli individui, quello secondo cui in una casa il forno può anche rimanere acceso giorno e notte, ma solo una donna può mantenere caldo il cuore di un uomo, e viceversa. Alla piazza del forum convenivano patrizi e plebei, orazi e curiazi, con i loro armamenti, a cominciare dal gladio, la spada invincibile. Tutti questi nomi, compresi i mores, ovvero sia le tradizioni sociali, avevano origine in Sardegna. La società romana repubblicana era divisa in patrizi e plebei. Relativamente ai patrizi, Roma aveva assunto il nome politico di Rumana, originato dalla fonte di Oca Gasata, posta ai piedi del Palatino, mentre quale nome religioso aveva scelto quello di Patria, preso dal Padro, il prato comunale dove venivano tenuti gli animali d'allevamento che sostavano nei pressi del centro abitato. La figura del Patrarcio era ancora nella Sardegna medievale colui che custodiva il bestiame nel prato comunale. Il nesso consonantico sorda più liquida TR, che oggi nella maggior parte del sardo si pronuncia con la sonorizzazione della consonante T in D, come ad esempio patria in patria, in antichità era riportato nella scrittura con la consonante sorda T seguita dalla liquida R. Per cui, tenendo in considerazione tale gruppo consonantico, Butrium traduceva l'attuale Budrio e Atria trascriveva l'odierna Adria. Anche in lingua etrusca Adria era scritto Atria. La T sorda è rimasta in Gallura, dove il paese di Padova è chiamato Patrium,
come patria. Dal nome di patria sono nati i patrizi romani, che si consideravano discendenti dei fondatori della città. Essi si definivano in latino patres, come i patresos attuali della città di patria o i patresi di patrum. Il pater era il padre spirituale della comunità, vale a dire colui che deteneva il bestiame all'interno della mandra sacra. La cittadina di patria, in Sardegna, viene citata con Curulis Vetus, ossia vecchia città dei Carlisti. Patria è associata a Roma per la fondazione ai piedi di Trecoglio, Tribulas, da cui è nata la tribù. È il mese, Tribulas, luglio. La tribù, come abbiamo visto nel filmato ad essa dedicato, era la sonorizzazione dell'emma tripula, troncato dell'ultima sillaba, dunque tre spulas o tre stelle. La voce latina plebeius, se tralasciamo la desinenza S del nominativo poiché il sardo non possiede i casi del latino, è la contrazione di plebeius, parola composta da pula e da beiu. Pula significa stella, città o rocca su cui è edificata la torre. Pula è anche la paglia del grano, liberata nell'aria dalla tribula come tante stelle in cielo. Il secondo termine, beiu, vuol dire genericamente insetto. Pertanto il plebeius è il nome latino degli insetti, quali la lucciola, che si illuminano di luce propria come una stella. Plebeius è infatti il nome di una farfalla della famiglia Licenide o Lucenide, in cui luce viene da lucche. Questa farfalla si colloca tra le specie di insetti lucenti. Dalla pula o stella nasce il populus, così come viene chiamato anche il pioppo in latino, che nella mitologia era considerato l'albero della vita. La ninfa Leuche risorge dal mondo dei morti mutandosi in un pioppo. In sardo, la pula è anche la parentela. In altre parole, la società romana delle origini era divisa tra patrizi, babais, antenati, e plebei, babuis, insetti. I patrizi chiamavano i propri avi o senatori patres conscripti, in sardo patres custrintos, che vuol dire parentela stretta o res pula. La cittadina di patria conserva una leggenda sulla sua origine. La fiaba parla di Iulius, in sardo Zulzu, che tornando da Curulis Nova, attuale Cuglieri, una volta visto il suo paese di nascita, pianse e disse: «Ora posso anche morire». E la parola che esternò fu patria. Alle origini della storia del Lazio antico, nella sfida tra Orazi e Curiazi, secondo Tito Livio vinsero i primi. Si trattava di una sfida tra fratelli di sangue, ovvero sia tra cittadini di Roma e quelli di Alba Longa. Gli storici ipotizzano che dalla parte dei Romani vi siano stati gli Orazi. Secondo il mio punto di vista, lo scontro era invece la rappresentazione figurata sulla terra di una guerra tra divinità del cielo, in cui si combatterono gli Orazi o Arcieri di Orione e i Curiazi o Arrighi del Curru, il chiocchio da guerra di Urano e di Mercurio. Impossessarsi della cintura di Ippolita, regina delle Amazzoni, sarebbe stata la nona fatica di Ercole. Tale cintura richiamava Orione, l'arciere celeste, in quanto le Amazzoni erano conosciute come cavallerizze abili nel tiro con l'arco, tanto da aver dato voce alla leggenda secondo cui, per poter tendere meglio la corda, usavano proteggere con cuoio il seno destro. Diodoro Siculo parla delle Amazzoni libiche, la cui regina era chiamata Murina, e dice che abitavano un'isola a occidente, detta Espera, in sardo Ispera o ultimo bagliore di luce. Murina era stata la città capoluogo dell'isola di Lemno, costruita ai piedi di tre monti, dove sopravvissero liberi gli ultimi pelasgi sardi della Grecia antica. Il nome Ippolita, sovrana delle Amazzoni dell'Asia Minore, è pertanto un calco greco, trascrizione di un nome d'altra lingua nella propria. Dal sardo pelasgico Murina, riferito ancora oggi in sardo alla cavalla grigia o agreste. Il termine Murina è sinonimo di Soriana, dunque Sauriana, e di Trigino, ossia striata, come le tre stelle della cintura di Orione. La Murina Libustis o Libica era la stella rossa che segnava la spalla di Orione e perciò il suo mantello color porpora. In Sardegna Libusone era il nome della città di Porto Torres, mentre Orone, costruito ai piedi di tre colli, ricalca proprio il nome di Orione. Soru e Soro, cognomi presenti in tutta l'isola, preceduti da articolo, si rifanno a Sorione. Dalla parte dei Carristi, condottieri del Curru o Aurighi, stava invece il curatore, capo della curia o curatoria, che Dionigi di Lecarnasso chiama Curione, sacerdote della curia. Nella descrizione di Varrone, le curie erano di due generi. Le prime,
quelle in cui i sacerdoti discutevano delle questioni riguardanti gli dei, erano dette curie veteres, curie antiche. La curia era strettamente legata al carro e alla nave da guerra, chiamati curru, dal sardo currere. Dice sempre Varrone, davanti alla curia ostilia si trovano i rostri in cui erano affissi gli speroni delle navi catturate al nemico. In Sardegna, l'appellativo curie veteres trova riscontro e omonimia nella città di Curulus Vetus, ossia la già citata patria. Diversi erano nell'isola i centri che si rifacevano alla curia, tra cui curia di Castania, Selegas, nella curatoria di Trescenta, e curia di Banzo, Sauri, nella curatoria di Coros. Il comizio romano, adibito a sala curule, era costituito da un edificio circolare, come le capanne delle riunioni dei villaggi nuragici in Sardegna. Il latino Quirinus, Quirino, fu nome romano ed epiteto assegnato a Romolo dopo la sua morte. Si rifanno al Curro, tra gli altri, la località di Curos, presso Villanova Monteleone, nonché il cognome Curreli. Secondo Diodoro Siculo, i Curreti o Curetti vivevano a Creta, contrazione di Curretta, ed erano figli di Urano o Currano di Gea o Gaia. La sella curule era la sede riservata al comandante militare, Auriga del Curro, che in cielo era individuato con Mercurio, il pianeta che ruotava intorno al Sole più veloce degli altri. Mercurio fu chiamato per questo messaggero degli dei. I sardi hanno dedicato a Mercurio il mercoledì, Mercuris, parola composta da mere, padrone o signore, e da curru, cara la corsa. Il senso del greco laros, che sembrerebbe tradurre il latino larus, è una metonimia, scambio di nome, e vuol dire gabbiano. Per cui l'alloro o laro non è di derivazione greca, ma sardo pellagica. Con il toponimo di Larissa, da Laro, vi era anche una città alta o acropoli di Argos in Argolide. Omero ne cita una terza, posta nell'Asia Eolica, i cui comandanti avevano combattuto per Troia contro gli Achei. Ippotò guida le tribù dei valorosi pellagi, che vivono nella fertile città di Larissa, recita Omero. In Grecia, nella Tessaglia antica, a nord della città di Larissa, ovvero sia città dell'alloro, quindi dei Lari, in sardo del Sularo, o Laru Spinoso, esisteva il centro di Gonnus, il cui toponimo riporta uno dei tanti paesi della Sardegna centro-meridionale, quali Gonnos Codina, Gonnos Fanadica, Gonnos No, Gonnos Tramazza, ma anche Gonnario o Gonnario Norese, equivalenti del Bunnari Logudorese. Secondo lo scrittore Gino, Larissa, il luogo di Sularu o Lassio, era per antonomasia la città dei sardo-pellargi. Nella mitologia sardo-pellagica e poi greca, secondo Pausania, Larissa era il nome della figlia di Pelasgo e da costei trassero il nome due città della Tessaglia, una sul mare e l'altra sul fiume Peneo. Apollonio Rodio aggiunge che Cirene, pronunciato Currene, la divinità che conduceva il carro da guerra o Curru, ebbe da Apollo, il dio del sole, tra gli altri una figlia di nome Larissa. La foglia acuminata e tagliente del Sularo spinoso o agrifoglio ha la stessa conformazione di una patata, di un gonnus, di un'atta e di una bunna. Nelle Domus de Janas di Santiroci, a Decimo Puz, sono state rinvenute 19 lame di spade e pugnali in rame assericale, risalenti al XVII secolo a.C. Alcune spade di Santiroci sono simili a quelle dei dipinti egizi, tenute in mano dai guerrieri sardi, a dimostrazione la grande produzione di armamenti presenti nel luogo fin dall'antichità. Nel ripostiglio sul Monte Ida, sempre a Decimo Puz, presso l'omonimo nuraghe, sono stati scoperti vari oggetti in bronzo, circa 200 tra else di spada e punte di lancia. Sono forgiati nel bronzo, parimenti al cognome sardo Brundu e alla spada della Lasio o Gladio, i vari Azzuri, Azzini, Azzei, Azzara, Zara, Sata, Tene, Datena e Patta. Questi appellativi sommati a Sanna, primo arnese appuntito affilato ricavato alla zana del cinghiale, costituiscono la maggioranza dei gentilizi sardi. Savata o sapattata è la punta della spada che scende parallela nei due lati fino al filo, detto azza o atta, per cui toponimi quali azzara, zaramonte, pattada, bidiateno o parduazze hanno la stessa etimologia. I modi di dire o di vivere finora elencati possono essere raggruppati in un unico concetto comunitativo, detto mores. In latino, infatti, con il nominativo plurale mores, erano indicati gli usi e i costumi tramandati dai padri della patria ai cittadini della Roma antica. I mores, bussola della società, erano particolarmente sentiti e richiamati dagli scrittori nel periodo repubblicano.
In provincia di Sassari è presente il paese di Mores, dove è situato il dolmen di Sacovaccada, dimora eterna dei padri della patria. Saludos a tutti.